Salve a tutti. Questa è la riflessione che ci ha inviato Natalia Tulli, professoressa di greco e latino, oggi in pensione. Natalia vive a Viterbo ed è follemente innamorata della cultura, quella con la C maiuscola. Qualche tempo fa ho rivisto in un documentario trasmesso da Rai Storia, che è l'unico canale che consiglio a quanti vorrebbero un servizio pubblico degno di questo nome, le suggestive immagini di Piazza Tiananmen a Pechino, risalenti al giugno del 1989. Un piccolo grande uomo, coraggioso e visionario, che indossava una camicia bianca, armato solo della sua fede, in un gesto unico e rivoluzionario, fermò, sia pure per poco, l'avanzata dei carri armati. Ma purtroppo, non il virus della repressione, di un potere ottuso e dittatoriale, che di quel gesto e del suo autore ha saputo solo fare vendetta, contribuendo però, suo malgrado, a conservare nella memoria l'indelebile messaggio di speranza. A quel ragazzo ho ripensato poche sere fa, quando un altro piccolo grande uomo, completamente vestito di bianco, in una scura piazza San Pietro, deserta e struggente, ha compiuto un gesto analogo e fortemente simbolico. Armato solo della sua fede, non silenziosa ma professata, non unica ma condivisa, non inaspettata ma attesa, non rivoluzionaria ma innovativa. Non so se la sua omelia, le sue preghiere, la sua benedizione riusciranno a fermare l'epidemia che dilaga ovunque. Non ho la fede per crederlo, ma sono fiduciosa che rimarranno altrettanto indelebili le immagini di quell'uomo che solo e pensieroso sale a ritroso la gradinata di San Pietro sotto il peso degli umani dubbi, dopo aver comunque lasciato un messaggio di speranza, urbi e torbi.